arrivata Marta. Grazie. Allora, raccontaci un pochettino questa trasferta. Ma non si è rotta le balle di vincere sempre? No. No? È stata difficile questa? Sì, abbastanza, soprattutto perché il penultimo giorno sono saliti 30 nodi e quindi ho avuto un po' di difficoltà. 30 nodi, parliamo di questi 30 nodi. Abbiamo visto all'inizio una serie di primi posti, ormai sei donna da bavette. Eh beh, era il mio vento, quindi... Cosa vento c'è nei primi giorni? 8... 12. E invece poi il terzo giorno, il quarto giorno è arrivato 25-30 nodi. E chi ha vinto? Abbiamo fatto tre prove. I tuoi piazzamenti col vento forte? Un sesto, un secondo e un quarto, e ho scartato il sesto. Chi è che camminava con quel vento lì? Una polacca che è alta e va bene con quel vento. E com'è arrivata in classifica lì? Dietro comunque, mi sembra nei 10. Il vento forte l'abbiamo avuto il penultimo giorno, ok. Mentre invece l'ultimo giorno? L'ultimo giorno tipo era molto rapicato, tipo c'erano dai 8 nodi fino a rapiche di 15. Molto rapicato. E tu lì cosa hai fatto? Ho fatto un primo e un terzo. Ma questo praticamente è la tua ultima regata sul Tecno. Sì. E adesso cosa facciamo? Vorrei fare RSX, però dobbiamo aspettare a novembre le decisioni. Novembre dovrebbe essere il 4 novembre. Sì. Sabato prossimo. Quindi aspetti sabato prossimo per decidere cosa devi fare. Sì. E cosa, se il windsurf non entra, tu cosa pensi di fare? Sicuro kite no, però non ti piace, vabbè, kite. Mi piacerebbe provarlo, ma kite non race, l'hai ancora provato il kite? No. Niente? Ma il kite però non ti attira? No. E quindi cosa faresti? Regate no, non più. Ah, smetti di fare regate? Beh, slalom non mi piace più di tanto. Ci sono voci che ti dicono che ti darai il freestyle a Sabarra. No. No, vabbè, mi piace anche fare wave, surf, onda. Vabbè.